Fate quelle domande. Beh, intanto come state? Tutto quello che ho letto loro vi riconoscete, vi situazione e intanto ci lavorate un po' come è stato il vostro percorso per arrivare a fare quello che state facendo. Tra l'altro il problema che può essere anche un'esperienza provante, ma se vuoi minimo. Vuoi un po' questo, purtroppo questo non è vino, ci tengo a sottolinearlo, questo è ibisco, mi hanno detto che. È una cosa buonissima, anche se con una cosa in più mi laverei normalmente, però... No, allora, davanti è stata giornata di lavoro, speriamo di finire il lavoro, ma l'esperienza con il refugee no. Allora, parte un po' da lontano, nel senso, parte dall'estate scorsa, quindi esperienza stazione, la mensa, la conoscenza con i miei conduttori del refugee Belcamma. E poi niente, si è creata l'occasione appunto con Refugee Belcamma di poter ospitare una persona, abbiamo già conosciuto l'associazione 2 anni fa ma era ancora embrionale e ci siamo detti perché no, nel senso lo spazio avevamo, disponibilità di tempo anche, un po' di esperienza in accoglienza in casa avevamo, hanno detto aspettiamo. Chi state ospitando? Una persona di cui posso andarvi riferimenti che è un rifugiato politico. Quindi non possiamo dare dati. No, una cosa di se puoi dirci l'età, è possibile dire quello? No, 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 okay. Lato per nulla. Allora, ma diciamo, scusami, per esempio, in questo caso, se è complessa, e il vostro rapporto con il mondo fuori com'è? Perché tu vieni qui a parlare e puoi giustamente proteggere l'identità e l'incolumità di queste persone, però. Se siete in un complesso, se forse voi avete una situazione abitativa autonoma, siete in un condominio, e per esempio lì com'è la situazione? Cioè, cosa... Ma questo secondo me è una cosa interessante, perché abbiamo visto in questo periodo, accogliendo diverse persone... Se, scusate, a parte di che se parlo di là si sente di qua, perché non... Il dubbio ci veniva su come avrebbero accolto i vicini, piuttosto che il negozio deve fare la spesa sempre. In realtà abbiamo visto una cosa molto interessante, che in realtà le persone spesso hanno solo bisogno di una spinta. Cioè, nel momento in cui sono in fronte alla situazione concreta della persona, poi si mette in moto una serie di meccanismi anche di aiuto, di impressamento, assolutamente inaspettati. C'è anche persone che magari avresti detto questo di sa, tu ci sei dietro, quindi mi è venuto a chiederci, interessarci, avete bisogno, guarda che conosco il tizio, apri i vestiti, riporto io, non preoccupatevi. È un po' il discorso che dicevamo prima, nel senso che molto spesso si sente solo chi parla male, chi in contattivo. Molte persone in realtà hanno solo bisogno di una spinta, cioè vorrebbero anche fare, ma non hanno occasione concreta. In altri casi poi è spiazzante, nel senso che una persona prevenuta, messa di fronte alla persona reale, poi va in crisi, perché di fronte al volto dell'altra persona tutti anche i concetti cascano. Di fronte alla storia concreta, sono concrete, quelli di lavorare in giardino, che vedi che in casa, poi anche chi dice io non lo voglio, quando comincia a parlare e chiedere, conti due cenni di storia, comincia a andare in crisi. E che risposta avete invece da parte dell'ospitato? Allora, buone nel senso che siamo riusciti a creare una situazione di rispetto del principio di privacy. È una persona che tiene molto una sua autonomia, una sua dignità, ci siamo detti da subito quali erano gli spazi reciproci, quali erano i spazi comuni, cosa voleva fare con noi, cosa non voleva fare, e si è creato questo rapporto positivo. Questo mi sembra importante sottolinearlo, c'è una persona che magari appunto con certe situazioni, questioni economiche o trovare determinate cose, si relaziona con voi. Siamo di qua una persona che dipende da voi, nel senso, cioè come se fosse vostro figlio, una persona che ha una sua sfera privata e una, cioè un rapporto paritario fondamentalmente. Questo secondo me è importante, ti ringrazio, nel senso che le persone che ospitiamo non sono affido adozione, cioè il rapporto che c'è è completamente diverso. Quindi non è una persona che noi possiamo comandare come fosse un figlio, come se i figli si comandino, vabbè. È una persona che ha una sua dignità, una struttura differente in cui viene a raccontarsi, sapendo che non per questo abbia ragione a priori, nel senso non è che una persona è più differente, cioè bisogna accettare che praticamente ci sono alcune cose su cui ci si scontrerà, alcuni aspetti culturali che saranno incomprensibili a vicenda, e che ogni persona ha comunque un carattere, perché avrà dei punti forti e dei punti deboli, cioè non è un alieno o un bambino,
è un volto, una persona con cui bisogna raffrontarsi, appunto che è una tradizione che, come dicevi prima, c'è una convivenza tra i figli, genitori, amici, che okay, convivenza che ha sempre di positività. Diciamo che forse in questo caso qua l'esempio più calzante potrebbe essere quello dei coinquilini, anche se è tutti volte genere. Roommates, come si dice in paesi anglosassoni, però con appunto delle questioni. E ti chiedo anche, e a voi invece che cosa ha cambiato? Adesso io non dico che dovete fare uno spot pubblicitario con Refugee Sbelcom, perché no, non è giusto. Stati sinceri, però dicevi prima, per esempio, non è che hanno automaticamente ragione, ovviamente non avete automaticamente ragione neanche voi. C'è stato qualche cosa in cui vi state a pensare, ah però, questo per esempio, cioè, senza questa esperienza non l'avevo mai capito, mai saputo fare in un altro modo. Penso soprattutto alla visione che vi è del mondo, perché come quando abbiamo per scontato la visione sulla... E quel tempo, il tempo è la prima cosa che ti rendi conto di come sia diverso. Per esempio noi siamo sicuramente nevrotici, in qualsiasi momento c'è una cosa, ne stiamo già pensando un'altra, ti sempre manda a fare un'altra. Qui molto spesso anche sedersi per bere un caffè o parlare due chiacchiere, non c'è male, sono tempo di andare. Ti rendi conto che c'è un'altra cultura, anche sedersi, 10 minuti per fare le due chiacchiere è essenziale. Questo a me noi l'abbiamo abbastanza perso nella nostra vita quotidiana, cioè proprio... Sì. E poi soprattutto, almeno quello che ci siamo detti tra noi, queste persone hanno, anche se adulto, per l'amor di Dio, autonomo, tutto quello che si vuole, ha un profondo bisogno di ascolto. Secondo me perché comunque la storia, cioè comunque uno che ha lo status di rifugiato, per cui ha una storia passata che ogni tanto è anche difficile da raccontare da parte loro e anche a noi aspettare i loro tempi per raccontarla, per... cioè comunque non sono storie semplici, non sono passeggiate, per cui però... E parlate come diciamo, come le vostre conversazioni sono su temi normali, anche su questo, sono abbastanza naturale, no? Sono sì, discutiamo di politica soprattutto. Infatti li vede, parla italiano una persona fissa, e vede la televisione con voi. Cosa che deve essere fatta di questo simpatico paese? Meglio non dirlo. No, l'altra sera mi sono arrabbiata perché ad esempio c'era Salvini in televisione e lui dice... Beh, anche tu però. No, erano... Ragazzi, era in tutta una stanza di qua, stai guardando Salvini? E lui mi dice sì, perché Salvini ha diritto a essere razzista. Io ho detto no, scusami, eh. Ha detto no, non mi puoi dire tu una cosa del genere. Vado a dormire, gli ho detto. E sei guardato fino in fondo, sei goduto e poi... Sei guardato porta a porta. Quando era lì, non... Un altro ragazzo che ti ha saracchi contro Salvini. No, perché noi ne abbiamo due, ce ne abbiamo... Vabbè, ragazzi. È lunga storia. Però vabbè, sempre straniero, però è minorenne, perché non possiamo... E senza dirci niente. No, beh, diciamo che questa, anche questa patrugliente è interessante, cioè intervistare... Ogni tanto si scanna. Esatto, il rapporto con loro due... Non sono dello stesso paese, immagino. Sono dello stesso paese. Se no non... E sono stessa età o età molto diversa? No, è molto diverse, sì. Una minorenne e l'altra maggiorenne. E quindi si vedono vanno qualche volta di loro. Con due fratelli. Dipende, perché ogni tanto quello più piccolo sbotta con me, io gli dico diglielo. Diglielo, devi dire, io sono qua. Tutto questo direi, aspetta, come... da come le state parlando comunque mi sembra un'esperienza, cioè non sapendo, ecco, chiederei a voi se potete usare un aggettivo, perché cosa devo dire, che è appagante, in realtà sì, ma no, cioè è arricchente, perché è una cosa, no? Cosa molto, cioè settimana scorsa una mia amica mi ha chiesto se ci siamo pentiti, mi ha detto così a caldo, io ho detto no, assolutamente sono contentissima, cioè mi ha detto ti sei pentita di torneresti indietro a... come si nomi proprio rispetto, cioè prima la tua vita, quando io gli ho detto no, la tua mia e mi ha detto no, assolutamente no, anzi rifaremo tutta la scelta per me. Ti chiedo un'ultima cosa che secondo me lascia in fondo perché è molto importante. Mi sembra, parlando soprattutto con non so se qualcuno di voi ha mai letto un fumetto, c'era l'Eternauta, dove c'erano i loro, non so come definire i loro, cioè gli altri, cioè quelli che non prendono mai una cosa del genere, vanno con i loro, gli aspetti psicologici di queste delle persone passano completamente in secondo piano. Cioè, detta senza peli sulla lingua, la psicologia è una curva che siamo inventati noi. Cioè, con una persona che ha subito tutta una serie di cose di qua e abbia dei problemi psicologici, viene considerato un aspetto
Io quasi surreale, no? Perché forse anche la persona che ritiene, io volevo quella psicologico, perché una persona che ritiene questo come no, quella psicologico ce l'ha. E volevo chiedervi, soprattutto appunto avendo una persona in questa particolare situazione, pensate che ti stanno aiutando anche, diciamo, non puoi lasciarti alle spalle completamente determinate cose, non puoi dimenticarle e non puoi forse venire a parte per tutta la vita, ma sentite comunque che possa essere qualcosa di un aiuto anche alla sua condizione psicologica, a un, insomma, una pseudo-normalità, anche se per lui forse è una normalità, perché in un altro paese, in una situazione in cui si sarebbe mai pensato di trovarsi. Sì, nel senso, cioè, non solo noi, ma tutto il contesto che si è creato intorno, non permette il nostro, ma anche perché sono conosceva per il suo giovecano. Per me è una cosa importante sentirsi una persona, nel senso che molto spesso persone che sono qui si sentono essere di loro, gli immigranti, nero, africano, clandestino, il sentirsi considerato come una persona, cioè doversi tanto semplicemente di parlare, di raccontare, di sentirsi considerato, di poter dire la propria, di essere ascoltato è essenziale come elaborazione. Poi il problema del trauma psicologico è il problema, nel senso la maggior parte delle persone che vivono qui passando su tutta la Libia portano preferite laceranti. Di questo anzianamente ci si occupa pochissimo, ma è un problema perché la nostra molto grosso. Bene, io vi ringrazio di questa. Spero che sia anche voi.